al direttore dei lavori. Buonasera Avellinesi, buonasera Avellino, stasera diretta un po' particolare, sono qui in collegamento da via Tagliamento perché abbiamo cominciato nel pomeriggio ad asfaltare le strade cittadine. Mi ero impegnato nelle scorse settimane a rifare il manto stradale per una serie di strade della nostra città. Purtroppo a causa del Covid abbiamo avuto qualche rallentamento, però prontamente abbiamo ripreso la nostra attività. Stasera, ecco, come potete notare, stiamo operando in notturna su via Tagliamento per ridurre al minimo i disagi della nostra comunità. Per la verità, l'intervento, ecco, come potete notare, l'asfalto è già cominciato dalle 17 di questo pomeriggio. L'impresa è al lavoro, entro le 3-4 di domani tutto questo tratto sarà completato. Ci saranno anche degli interventi intorno al Tribunale di Avellino. Dopo aver effettuato questo lavoro su via Tagliamento, passeremo man mano prima a via Cavour, poi effettueremo dei lavori su via Nobile, via Guido Festa, e poi la prossima settimana interverremo invece su Rione Mazzini, via Maturo, tutto il tratto di Corso Europa che oggettivamente versa in pessime condizioni, e poi stiamo completando anche una serie di sopralluoghi perché oggettivamente c'era bisogno di alcuni interventi di rifacimento stradale su tutta la città. Rispetto anche ad alcune segnalazioni che mi sono arrivate, come spesso ricordato, abbiamo investito circa 500.000 euro per questa serie di interventi. Vogliamo completarli, speriamo quest'anno che possano arrivare anche altri fondi in modo da riuscire a intervenire anche su altri tratti stradali. Certo, viste le esigui casse comunali, non abbiamo grossi fondi a disposizione, ma cerchiamo di essere sempre attenti a quelle che sono le esigenze della nostra città. Nel frattempo che sentite la sirena che sta segnalando l'avvio dei lavori, ecco, alle mie spalle ci sono i camion che stanno operando. Nel frattempo facciamo prima un aggiornamento sulla situazione del Covid in città. Come al solito voglio mostrarvi un po' di tabelle. Questa è la prima, questa è la situazione dell'ultima settimana. Abbiamo 53 primi positivi su 1228 casi. Questi dati ci forniscono una percentuale che al momento, per fortuna, torna ad essere quella per noi abituale. In questo momento siamo al 4,32% rispetto alla Campania, che fa registrare ancora più del doppio dei casi. La Campania fa registrare il 9,06%, per un coefficiente calcolato su 100.000 abitanti che in questo momento è di 99,35 rispetto alla Campania, che anche in questo caso fa registrare il doppio, cioè 200,06. Un po' di cittadini salutano. Devo dire che è molto apprezzata l'opera che in questo momento l'amministrazione sta mettendo in campo. Tra i vari interventi e tra le varie decisioni che ho assunto in questa ultima settimana c'è quella relativa alla vicenda delle scuole. Io, per assumere questa decisione, ho voluto stavolta anche, come avevo annunciato, coinvolgere i ragazzi delle superiori. Chiaramente mi sono fatto anche un po' fornire e ho valutato i dati dell'ASL, sia per quanto concerne la città, questi sono gli ultimi, sia per quanto riguarda soprattutto i comuni della nostra provincia. Oggettivamente, in via precauzionale, per non vanificare il grandissimo lavoro che da più di un anno la nostra comunità sta svolgendo, ho deciso di far continuare almeno per altri 7 giorni la DAD per le scuole superiori. Chiaramente continuiamo a monitorare questa situazione. So che ci sono opinioni in questo momento che in qualche modo tenderebbero a chiedere la riapertura delle superiori in presenza,
però, come ho illustrato voi fino anche alla scorsa settimana, al di là anche della questione di opportunità, il sindaco è chiamato a decidere rispetto a un rischio sanitario e onestamente la presenza di cluster in alcuni paesi della nostra provincia, tenendo conto che il 70% degli studenti che frequentano le superiori provengono dai comuni dell'Irpinia, ebbene questa condizione mi ha indotto a reiterare l'ordinanza della DAD per le scuole superiori. Andremo a monitorare i dati di questa settimana e poi verso il weekend vi comunicherò quella che sarà la mia scelta. Chiaramente proverò anche a, come la norma impone, confrontarmi con la ASL per reperire gli ultimi dati. Cerco anche di rispondere a qualche quesito che mi è stato posto in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, rispetto ai vaccini. È evidente che l'avrete notato anche in relazione a quanto il governatore ha dichiarato, c'è un problema di reperimento dei vaccini per la regione Campania. Quando finalmente arriveranno le dosi necessarie, sicuramente avremo un'accelerazione. È inutile dirvi che siamo pronti anche ad allestire altri centri vaccinali, ma in assenza, in mancanza di dosi vaccinali, sarebbe inutile in questo momento, oltre che improduttivo, allestire qualsiasi altro centro. Vicenda Eliseo, una vicenda che ancora una volta ha scosso la nostra città. Guardate, non c'è decisione che tenga però da parte dell'amministrazione se non c'è collaborazione da parte della comunità. Per quanto ci riguarda, come ho già annunciato, in settimana noi andremo a deliberare lo statuto della fondazione di partecipazione. Sarà una proposta che ovviamente poi dovrà essere valutata dal Consiglio Comunale, perché questa è materia di competenza del Consiglio Comunale, però in settimana andremo come giunta ad approvare lo statuto della fondazione di partecipazione, lo proporremo al Consiglio finalmente per istituire e poi costituire questa fondazione che andrà a gestire alcuni dei nostri beni culturali, beni immobili culturali della città. Però dicevo, non c'è decisione che tenga, non c'è scelta amministrativa che tenga se non c'è la collaborazione da parte della comunità. È vero che il gesto di qualche sconsiderato non mette in discussione la grande civiltà che abbiamo sempre dimostrato, il grande rispetto anche della cosa pubblica oltre che delle istituzioni, però se qualcuno ha sbagliato pagherà. Noi siamo in contatto anche con la questura, abbiamo chiesto di verificare i filmati per comprendere se si possa riuscire a individuare eventualmente questi vandali o questo balordo che ha commesso questo atto di grande inciviltà. Nel caso dovessimo riuscire a individuarlo, chiaramente non esiteremo a chiedere che ci sia un intervento puntuale da parte degli organi competenti. Altre vicende, sicuramente ho ascoltato la questione relativa al mercato, siamo pronti, mi ero impegnato per il giorno della festa della mamma a riaprire il mercato, nelle prossime ore avrò un confronto con gli ambulanti per stabilire anche quelle che sono le postazioni in via provvisoria, sperimentale, temporanea, insomma. Se realmente c'è la volontà di aprire il mercato, c'è la mia ordinanza e quindi dobbiamo solo stabilire dove collocare questi ambulanti rispetto al posteggio, in modo finalmente da far riaprire il mercato. Sto cercando anche di verificare se c'è qualche domanda da parte dei miei concittadini, perché in questo momento, camminando per le strade della città, in particolar modo per via Tagliamento, non mi è semplice. Ecco, Alberto mi chiede di via Francesco Tedesco. Come ho detto prima, Alberto, c'è stata una serie di interventi che abbiamo messo in calendario oltre che in cantiere. Per via Tedesco invece c'è un intervento strutturale molto più importante. Nei PICS abbiamo avuto il finanziamento del
primo tratto che va dal centro storico fino al convento di San Generoso. Ora chiederemo il finanziamento del tratto che va dal convento di San Generoso fino al semaforo. Sarà un intervento importante, quindi non solo il rifacimento stradale di quel tratto di via Francesco Tedesco, ma una riqualificazione di quel pezzo di arteria molto importante, anche perché quella è la strada di accesso, porta est di accesso alla città, e quindi vogliamo renderla non solo diciamo bella, ma anche riqualificata e funzionante. Alessandro mi chiede della DAD volontaria. Come ho spiegato, come ho illustrato, c'è una vicenda che è relativa agli interventi che il sindaco può realizzare in materia sanitaria, e quindi o si va a scuola, oppure se c'è un rischio, diciamo, da parte mia c'è l'ordinanza per vietare la presenza e per imporre la DAD. Turo Cappuccini mi viene chiesto, ecco, da Mario: noi abbiamo incrementato anche i controlli grazie alla collaborazione con le forze dell'ordine, la partecipazione della municipale non è mai mancata, abbiamo aumentato i controlli, è evidente che se c'è collaborazione poi da parte della comunità riusciamo meglio a gestire questo che ho definito ultimo miglio. Solo in questo modo possiamo superare, con i numeri attuali che abbiamo del contagio, questa pandemia, perché dopo che la scorsa settimana vi ho anche in qualche modo ho fatto un po' suonare un campanello d'allarme, devo dire che in questa ultima i dati sono tornati come meritiamo rispetto al comportamento che stiamo tenendo. Bene, io direi che per stasera è davvero tutto, ci aggiorniamo in questo prossimo weekend per comunicarvi quella che sarà la scelta sulle scuole. Buona serata.